tantissima folla. Quanti? Beh, 10 milioni, 15 milioni, forse di più. È una vera e propria muraglia umana, incontenibile. Invitiamo gli amici di Recoaro a salutare tutti i telespettatori italiani. Un applauso che vuol dire appunto ringraziamento, amicizia piena e soprattutto impegno. Con la canzone A Zero, A Zero. Scusate. Brava la nostra vita, molto bene, 7 più. Grazie. Grazie. Sì. Benissimo. Adesso però dobbiamo entrare nel vivo della nostra trasmissione perché i nostri cantanti scalpitano. Affidiamo al giudizio del pubblico e della nostra giuria un nuovo volto del girone B. Io mi auguro che il canto giro porti fortuna a questa giovane milanese, ex commessa. Il suo nome è Angela dei Demoni e la canzone si intitola Fuori e Primavera. Eccola qua. Impuntarti a tenere quel nome, Angela dei Demoni. È ridicolo. Ma scusi, adesso sembra che sia colpa del nome. È colpa di tutto. E poi quella parrucca lì. Quando c'è un successo, non si sa mai bene che cos'è che non è piaciuto al pubblico. Magari un particolare che a noi pare secondario. Tu poi hai voluto ostinarti con quella canzone. La sento, come se importasse che la senta tu. È la gente che deve sentirla. Ma non si può cantare una cosa che non si sente. Senti, noi siamo dei professionisti. Ma cosa credi che le tue colleghe sentano? Loro hanno uno scopo solo. Fondare. Apri bene le orecchie e la testa.
se vuoi arrivare. Umiltà e disciplina. Noi ci daremo tutto. Ma da questo momento basta con i capricci. Non è più il momento del grande boom dei dischi. Un paio di grossi errori e saltiamo per aria. Con noi da oggi c'è un giornalista, uno scrittore. Ci darà una mano. Per prima cosa bisognerà trovare un nome nuovo. Era un esperimento anche il nome. Ma gli esperimenti non possono durare sempre. Ma già dei demoni era originale. Mi ero imbecille. Quando cantavo io? Quando cantavi tu c'erano le diligenze. I tempi sono cambiati, la gente è diversa. I prodotti devono essere nuovi. La canzone non era male. Ma va, era uno schifo. Senti, questa è una ragazzina che quando le levi da quella parruccaccia lì e le ciglia finte, diventa come tutte le altre. Hai voglia tu di fare la voce rock? Uno non pensa al sesso, pensa che ha le adenoidi. E qual è il tuo vero nome? Laila. Perché non la chiamate così? Eh già. Laila, giusto. Sai Marco, una ragazza in gamba, con la testa a posto. Se te ne occupi tu sono sicuro che... Mario, io faccio il giornalista. Va bene, l'abbiamo stabilito, no? Tu non devi fare niente che non rientri nella tua professione. E non sono il direttore del mio giornale. Ma certo, certo. Noi continueremo a fare per lei quello che abbiamo sempre fatto. E tu sovrintendi. Ecco. So, esamini le parole delle canzoni, dai consigli. E magari le dici quali libri deve leggere. Io sono convinto che diventerà un numero uno. Puntiamo tutto su di lei. Guardi Marco, io mi intendo solo i cantanti. Tutta la vita in mezzo a loro. La smorfiosa lì sbaracca tutte. E quando è che lavori ancora? Non lo so, il dottor Ricci dice che mi sarà avvertito. Ma e come ci avverte? Non abbiamo il telefono? Il dottor Ricci dice che dobbiamo cambiare casa. Cambiare casa? Ma e dove vuoi andare? In centro? E quanto ti danno al mese? Non lo so. Ma come non lo sai? Ma non mi pagano al mese. Allora alla settimana? Ma neanche... Milioni qui c'è scritto. Milioni, ville, palazzi, automobili. Io sono appena all'inizio. Come mai tanta cura? Vengono i fotografi? Viene Piero. Ah. Bella casa, eh? Ma a te piace questo mestiere? Se no non lo farei. Una vita così, senza regola. Uffa, nonna. Ciao. Buonasera. Buonasera. Buonasera, signora. Buonasera. Tu sei ancora soldato. Non potremo andare. Beh, io esco con Piero. Non sei mica tanto allegra oggi. Cosa c'è? Forse non vuoi più uscire con me adesso che sei diventata una grande cantante. Smettila, Piero. Non ho voglia di restare in casa. Eh già. Loro se la prendono con te perché ancora non gli hai fatto la villa. Hanno ragione. Quante ce ne sono di spostate che hanno sognato di fare la cantante o l'attrice? Se devo tornare a fare la commessa è meglio adesso che fra un anno. Senti, se proprio non vuoi tornare a fare la commessa, ce la caviamo lo stesso, sai. Non è questo. Mi terrei dentro la sconfitta per tutta la vita. Io non ci torno tutto il giorno dietro il banco a fare i sorrisi alle signore per 80.000 lire. Ci vorrebbe una famiglia diversa. Ogni volta che torno a casa mi vengono i brividi. Mia madre è sempre col giornale in mano a parlarmi della villa della Pavone o di Mina. E mio padre... Beh, perlomeno lui non dice niente. Ah, lui non vuole entrarci. Se va bene applaude, se va male può sempre dire io che c'entro. Non prendertela con lui adesso. Io non ci sto tutta la vita con l'acqua alla gola. E attenzione a non sgarrare di 1.000 lire. Non è vero che quando si è poveri si è sereni. I miei non lo sono affatto. Sono sempre pieni di invidie, di rabbie, di rancori. Guardano sempre gli altri. Sono scontenti. Dai, non è il caso di parlare di povertà. Dai, non è il caso di parlare di povertà. Ma perché dovrei rinunciare, scusa?
Il padre Eterno mi ha dato una bella voce, non vedo perché non dovrei cantare. Ma chi ti dice di non farlo? Ma quante volte te l'ho detto? Quello che trovo stupido, scusa, è che tu continui a essere infelice. E rompi le scatole. Te ci metti anche tu adesso. Mi avete stufato tutti. Laila. Laila, aspetta. Ecco finalmente un personaggio vero, umano, pulito. Una ragazza come tante. Una ragazza che tutti vorrebbero come amica, sorella. Laila è la rappresentante di una classe onesta che lavora. Come tale è destinata a piacere ad un pubblico vastissimo che già comincia ad amarla. Bene, no? Tu che ne dici? Buono. Beh, intanto con questo articolo abbiamo fatto conoscere il nome nuovo. Laila. Niente più angelo dei demoni. Adesso io direi di insistere molto sul fatto che Laila è la ragazza media italiana. Io pensavo di tirare in ballo il fidanzatino. Quel soldato che le fa il filo. Un pezzo su Laila e il fidanzato, i loro rapporti pulitissimi. Laila non ha mai baciato. Deve essere la ragazza media, non un caso clinico. Lasciamo stare fidanzatini e tutte queste storie che ormai non funzionano più. Figurati poi se la gente crede che questa non ha mai baciato. Ecco, vedi. No, Laila deve fare le cose di tutte le sue coetanee. Vuole le stesse cose. È uguale a tutte le altre. E così tutte si riconoscono in lei. Il pubblico non vuole tipi strambi. Lei è proprio sicuro? Certo che sono sicuro. Se faccio l'industriale è perché so cosa vuole il pubblico. Però guarda che oggi tutto cambia rapidamente. Ah, Valle, io sto con i vecchi sistemi. Io ho davanti a me un cruscotto e so perfettamente quali pulsanti devo schiacciare. L'importante mi pare che Laila non prenda mai una posizione decisa. In politica, soprattutto. E in genere per tutte le questioni controverse. Un certo progressismo va bene, è giovane. Ah, se glielo chiedono, è contro il razzismo, la guerra... L'imperialismo... Sì, ma attenzione. Il momento dei ribelli è passato, non siamo più come 3 anni fa. E comunque i ribelli comprano pochi dischi. Una ragazza d'ordine. E le piacciono molti bambini. Il divorzio? Per l'amor di Dio, siamo pazzi. Né a favore né contro. E niente cretinate tipo libero amore. Ha già la risposta pronta sul divorzio. Sono ancora troppo giovane per pensarci. Ecco. Laila ama il matrimonio. Beh, il matrimonio... Lascerei perdere. Ama la famiglia, questo sì, è molto. La famiglia è sacra. Del resto, una ragazza tranquillissima. E forse non è stupida come credete voi. Beh, meglio così. Oh, deve vestire come tutte, parlare come tutte. Il contrario di una diva, per farne una diva di oggi. Insomma, la diva della porta accanto. Bravo. Guardate i giornali femminili e imparate. Tutte possono diventare affascinanti. È un dovere. Dunque è un dovere comprare le creme, le maxi, gli hot pants, i pantaloncini, quelli, e le parrucche, no? E sono donne brutte, forse, oggi. Tutte si sentono Sofia Loren in casa sua. Insomma, questo proprio... non è facile fare un personaggio oggi. Ma no, basta non straffare. La gente cosa vuole? Andare in macchina, vestire bene, andare in vacanza, andare al supermarket. Guai a fare qualcosa che distacchi Laila dalle ragazze comuni. Però Morandi ha una bella villa. È stato capace ad avere quello che vorrebbero avere tutti. Non è affatto diverso dagli altri. Ci pensi bene? Sì, ma attenzione, la gente non vuole scosse. Bisogna prenderla dolcemente, perché ha sempre paura del nuovo. Mai fare paura alla gente. Ecco, amica, sorella, fidanzata, parole rassicuranti. Una cosa nostrana, sana. Una bella arancia, dolce. Su un piatto d'argento, ecco il segreto. Sono secoli che la gente consuma l'arancia, non se n'è mai stancata e la vuole ancora. Solo che oggi la vuole in qualcosa di lucido. Adesso però vanno di moda i pompelmi. Sì, ma quanto dureranno? Giusto, quanto dureranno i pompelmi? Attenzione ragazzi, non troppo pulito il personaggio. Ma lei è pulita. Segni che i dischi li comprano i giovani, no? Secondo me bisogna spostare il tiro. Farne gradualmente un personaggio provocante. Sì, però bisogna sentire anche lei, eh. Dico, non è mica una cosa. È libera. Sì, libertà guidata. È un momento delicato e vanno forte solo i complessi. Mi domando se fai bene a giocare così grosso. Sì, proprio adesso che non c'è nessun cantante che va forte, chi arriva prima l'ha azzeccata. Ed ora, cari amici, Laila! Ciao Nebbia, sono molto contenta di essere qui con te. Come stai?
Bene, grazie. Tu piuttosto, fatti vedere che splendido vestito hai. Tutto a fiori, eh? Chi te l'ha fatto? L'ho fatto da me. Ti piace? Delizioso, vero? Laida, so che stai per partire. Dov'è che vai di bello? In Giappone. E poi? In America per registrare un Ed Sullivan Show. Ed Sullivan Show. In America per registrare un Ed Sullivan Show. Ecco, e quale canzone lancerai in America? Il mio ultimo disco. Bene, vuoi farlo ascoltare anche ai nostri amici radioascoltatori? Volentieri. Ecco, allora accomodati pure vicino al microfono. L'orchestra è a tua completa disposizione. Tutto a posto? E allora via l'orchestra! Un attimo di attenzione, prego. Cari amici, innanzitutto vi ringrazio di essere intervenuti a questa che non è né una conferenza stampa né l'ascolto in anteprima di un disco, ma vuole essere soltanto un incontro con voi che siete gli interlocutori più qualificati che possiamo avere in Italia. Laila è un personaggio nuovo, ma già abbastanza conosciuto. E noi vogliamo svelarlo completamente. Ecco, bene, no? Sì. E dopo che succede? Dopo faranno l'intervista, poi facciamo ascoltare il nuovo disco. Speriamo che non finiscano gli aperitivi, se no il disco lo ascoltiamo in te. Ma forse tu solo. Signorine, a me disturba quasi chiamarla Laila, perché io la ricordo come angelo dei demoni. A un certo punto vorrei sapere chi è lei veramente. Io sono Laila. Lo so che adesso lei è Laila. No, adesso sempre, perché Laila è il mio vero nome. Quindi lei era un personaggio molto fasullo prima. Beh, ammetto di uno sbaglio. Perché così non ha venduto dei dischi, quindi lei ha cambiato nome e personaggio per vendere dei dischi. Beh, fare sì. Una speculazione, per essere sinceri, è stato un fiasco. Lei è sempre fidanzata? Sì, sono volta. Fidanzata sempre con la stessa persona. Certo. Quindi diciamo allora che massimo 15 mesi voi vi sposereste, va bene? Dai, vedremo. Ma vedremo, lei deve sposare mica lei. Scusa, ha un nome questo signore? Come si chiama? Piero. Piero e nient'altro. Sì, non è Piero Desidero, è no. Piero. Senti, quando no. Voi pensate quello che volete. Scusate, mi sembra che non ci deve interessare tanto la vita sentimentale di Laila. Questo è un po' per capirla. Perché la sua vita vita professionale è una cantante che ha puntato una certa strada, è andata male e adesso cerca di rimettersi in piedi battendo un altro repertorio. Sì, ma non è che adesso abbia scelto un altro repertorio, un altro modo di vestire, a sostituzione di quello che non funzionava. Cioè, ve l'ho detto. Adesso non scelgo più niente, faccio quello che mi viene di fare. Senta, Laila, lei vive ancora con i suoi genitori? Sì. Così in lei fondo... cucina, per esempio, sa cucinare? Sì. Aiuta in casa la mamma? Sì. E cosa fa? Qual è il tuo piatto preferito? Io faccio spaghetti in tre stagioni. Tuo padre che cosa fa? L'operaio. Ecco. Cosa prova a guadagnare in un mese quello che suo padre guadagna in un anno? Beh, è abbastanza emozionante. Mi sembra giusto. Suo padre cosa dice punto. Quando prende lo stipendio? Penso che suo Mio padre sia contento. Niente. Contento. Penso che sia contento nel sapere che almeno la figlia guadagna più di lui. Ecco. Vorrei che fosse vero. Laila. Il più importante è il successo. O i soldi per lei? Beh, il successo comporta anche i soldi, perciò non a me va bene tutto. Laila del tournée all'estero, ci sono i dischi molto impegnati. Lei adesso sta cercando di riaggiustare la sua carriera dopo l'insuccesso. Ha le idee chiare su quello che vuole fare? Vuole diventare una cantante popolare, nel senso che possiamo fare dei nomi, credo, di Mina, di Milva? Vuole diventare una cantante di elite come certi cantanti francesi? No, non voglio diventare niente, non scelgo... fare la cantante popolare o la cantante... Non so quali saranno i risultati, se piacerò al pubblico di elite o al pubblico... che dice lei. Ecco, vorrei sapere adesso una cosa io. Di solito quando si ha un insuccesso si cerca di costruire un personaggio nuovo.
ma non sempre ci si riesce e quindi ci si attacca allo stile di qualche personaggio che già ha raggiunto la celebrità nello stesso campo, diciamo, sullo stesso terreno. Lei vorrebbe attaccarsi a qualcuno o no? No, no, io non imito nessuno. Non imita nessuno? No. Non vuole imitare nessuno? No, naturalmente no. Sì, suo fidanzato come si è andato? Beh, non ha ancora deciso cosa farà. No, il fidanzato, diciamolo, il fidanzato ha anche lui una bella voce, forse domani, chissà. La coppia Cantorino? No, non credo proprio. Ce n'è già uno, per piacere. Pensi di avere veramente qualcosa da dire? Voglio esprimere. E come sei? Con quelle parole ignobili, scusi, per mettere l'espressione, che ogni tanto certi parolieri mettono in bocca i cantanti. Non le nostre. Ah, sì, sono sempre gli altri, vero? Sono sempre gli altri. Sempre gli altri. Prego, è molto bello. È caro? Un piccolo sconto si fa sempre. Lei lo sa meglio di me, un gioiello è sempre un investimento. E poi, se non le dovesse piacere più, noi lo riprendiamo praticamente allo stesso prezzo. Me lo deve dare 20.000 lire meno del cartellino. Non si potrebbe, ma va bene. Come paga subito, signorina? No, le faccio un assegno. Poi lei me lo manda a casa. Molto bene. Mi vuol dare il suo indirizzo? Nome? Laila Volpati. Piazza Eritrea, 49B, quartiere Le Libellule. È molto bello. Non vistoso. Fine. Senta, dov'è che potrei trovare qui vicino un negozio di elettrodomestici? Vorrei una lavatrice molto grande. Allora, dopo la canzone di sigla, stacco sul presentatore che fa tutta la tiratina. Rimango su di lui fino a nessuno certo si ricorda di Angela dei Demoni. E qui, truccata come era una volta, scopriamo Laila che canta. Ma scusi, dottore, noi non vorremmo che questo si dicesse. Per noi Laila adesso è Laila. Non abbiamo nessun interesse a ricordare. Sì, d'accordo, d'accordo, ma qui, vede, siamo alla televisione. Siccome questo special dovrebbe essere una specie di biografia, e siccome Laila una volta si chiamava Angela dei Demoni in un certo modo, cantava in un certo modo, lo truccava lei? No, scusi dottore, non si può dire che Laila una volta si chiamava così, far vedere una sua fotografia di quell'epoca e basta. Sa, che canti quella roba a noi non fa gioco. Vabbè, allora a cercare foto di Angela dei Demoni. Va bene. La procuriamo noi. Andiamo avanti. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo show che vede protagonista la cantante del momento, Laila. E tu gli vai incontro. All'ospite, no? E dopo vedremo che cosa vi direte. Poi tu, ecco, che piacere averti qui, tu anche lo puoi immaginare. Ma come, gli do del tu? Ma certo. Ma io non lo conosco. Non ha importanza, siete artisti. Gli artisti si danno tutti del tu. Anche perché ho saputo che adesso sei un collega, canti. Beh, proprio cantare, vero? Guarda che vorrà cantare. Oggi gli attori vogliono fare tutto. Ah, giusto, questo. Alla fine di questa cosa, Laila, adesso che tu hai cantato, io dovrei recitare. Che ne diresti di Romeo e Giulietta? Scusate, ma questa è una cosa proprio strana, no? Guardi che tutte le cantanti nelle show televisivi hanno recitato con l'ospite d'onore una scena shakespeariana, italiane e straniere, tutte. Si usa. Beh, vediamo un po' cosa gli viene fuori, casomai decidiamo dopo. Dunque, poi, canzone Laila. Ecco, dottore, scusi, io qui farei un bel carrello sul primo piano di Laila. Sono affari miei. Attenzione, studio. In attesa del pubblico, proveremo la scena di Romeo e Giulietta. Dobbiamo fare una prova. Cosa? Io farei che con un pizzo di spese. Un po', io guardo proprio il gioco. Ciò che amore può fare, amore osa tentarlo, perciò i tuoi parenti per me non sono. Sì! Grazie. A meno che... Non giudicarmi mai. Ho sbagliato. Attenzione, si registra. Andiamo. Ampex.
Lavagna. Dalla porta è entrato il mattino. Mario Barbaia nella canzone Il mondo di Giulietta. Restiamo nel tema di Giulietta e passiamo ad una scena interpretata dalla nostra Laila e da Nino Castelnuovo, dal famoso attore Nino Castelnuovo, appunto di Giulietta e Romeo. Sei pronta allora? Sì, io sono pronta, Nino dovrebbe arrivare subito. È appena arrivato in aereo da Roma dove sta girando un film e adesso è in camerino che si infila il costume da Romeo. Ah, ti vedo tesa, nervosa, cosa c'è? Sì, sono molto emozionata perché devo recitare una scena del famoso paroliere di... Vuoi dire scrittore? Sì, lo so, ma è scritto nel copione. Scherzosa la nostra Laila, che ora interpreterà accanto a Nino Castelnuovo la famosa scena del balcone di Giulietta e Romeo di William Shakespeare. Attenzione, si registra. Possiamo andare? Ampex. Lavagna. Nero. Ahimè. Lei parla. O parla ancora, angelo splendente. Oh, Romeo, Romeo. Perché sei tu, Romeo? Rinnega dunque tuo padre. Rifiuta quel nome. O se non vuoi, legati al mio amore. E più non sarò una cattiva. Starò ancora ad ascoltare o rispondo a questo che... Solo il tuo nome, mio nemico. Anche se non fossi uno dei monteschi. Rinuncia al tuo nome, Romeo, e per il nome che non è parte di te, prendi me. Ti prendo in parola. Chiamami soltanto amore e sarò ribattezzato. Chi sei tu, che difeso dall'ombra della notte, entri nel mio chiuso pensiero? Con un nome io non so come dirti chi sono. Il mio nome, cara santa, è odioso a me stesso, poiché è nemico a te. Se io l'avessi scritto, lo stracerei. Il mio orecchio non ha bevuto 100 parole di quella voce e già ne riconosco il suono. Non sei tu Romeo, uno dei Montecchi? Né l'uno né l'altro, bella fanciulla, se l'uno e l'altro a te dispiace. Perciò i tuoi parenti per me non sono un ostacolo. Se ti vedono qui, ti uccideranno. C'è più pericolo negli occhi tuoi che inventi delle loro spade. Non vorrei che ti vedessero qui per tutto il mondo. Chi ti ha guidato fino a questo luogo? Non abbiamo però parlato. Uno a due. Non abbiamo parlato perché abbiamo una sorpresa per Laila. Sì, scusa Laila, ma sei fidanzata? No. Come no? Tu ti prego, rispondi sinceramente. Sei fidanzata? Beh, sì. Vorrei attenzione al pubblico. Sì, e allora noi abbiamo il fidanzatino segreto di Laila qui in studio con noi. Eccolo. Bravissimo, bravissimo. Come ciao, così... semplice e freddo ciao, datevi un bacetto, su ragazzi, oh, così. Perché ti sei lanciato a dare il bacetto a Laila? Perché? Perché è parecchio tempo che non ci vedevamo. Dottore, sono
mi stia un po' più vicino a lei, il suo ragazzo, è la prima volta. Mi da bene i batti, sì. No, poi vicino a lei, il professore, poi dire, scusi, no, non è il mio presentatore. Ecco, su di lui, lei sopra impressione. Dottore, l'Italia si commuove, piange. È il militare, vero? Sì, sto facendo il militare. Ti rimane ancora molto? No, sono gli ultimi giorni. Gli ultimi giorni? Sì. Io penso che dopo questo bacio pubblico, il tuo colonnello ti lascerà andare via a casa prestissimo, in poche ore. Guarda un po', ma tu sei la Volpati. Signora Cinzia. Ciao, come stai? Bene. Ragazze, ragazze, guardate chi ciao. C'è. Ciao. 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 Stai benissimo, stai. Bene, grazie. Ciao. Ciao. Ti abbiamo visto la TV. Come sei bella. Sei di ciao. Ciao. Ciao, come stai? Sei cambiata. Come sei bella. Fa vedere un po'. Caspita, che minigonna. Stai. Magnificamente stai. Bene, stai. Senti, quando canti ancora, diccelo, avverti che veniamo tutte. Io guardo sempre il Radio Corriere. Senti. E Alberto Lupo, com'è di persona? Purtroppo non l'ho mai incontrato. Senti, Laila, tu che sei dentro, ce li dai quattro biglietti per il tutto? È un po' difficile, comunque cercherò. Dai, vienici a trovare ancora qualche volta, eh? Ciao. Vieni. Sei sola? Sì, sono usciti tutti. Ti piace la mia casa? Sì, io hanno avuto buon gusto. E tu? Somiglia a questa stanza? Non so. Forse sì. Sei cambiata anche tu. Bene. Usciamo? No, non posso. Devo andare con Aldo alla presentazione di quella nuova automobile. Sai, me ne regaleranno una. Devo solo fare un filmetto e un po' di fotografie. E loro mi regalano un'automobile. Non ti regalano niente. Fai pubblicità alla macchina. E tu pensi che la gente compri una macchina solo perché io ce l'ho uguale? Ma può darsi. Ma io quella macchina non l'ho neanche scelta. Ma neanche la gente in fondo la sceglie. La compra e basta. Vedi, quando un divo fa reclama di un certo prodotto, la gente si interessa di più a quel prodotto perché pensa che anche il divo lo usi. Buffo. Io direi piuttosto stupido. Già. La gente sceglie, imitando me, cose che io non ho scelto. Mi piace parlare con te. Riesci sempre a far vedere quello che c'è dietro le cose. Ci provo. Mi porti al cinema domani? Sì. Che c'è di bello? Un giallo ti va? Papà. Cosa di serio, di impegnato. Donna di cultura, eh? Non prendermi in giro. Penso che sono arrivata a questa età senza aver letto un libro, o quasi. Una volta Piero mi ha portato a teatro, a vedere i Legnanesi. Sai, quelli che si vestono da donna. Quasi svenivo dal ridere. Lo vedi sempre il tuo soldatino? Qualche volta. Lui... non so, è come tirato da parte. So che una volta è venuto a trovare la nonna. Sei geloso? Io? Sì, di tutti. Non la sa proprio azionare. Non tutti possono avere una bella macchina, ma tutti possono bere un buon liquore. Con Ale Ale lavorerete per tre. Visto? Questa mattina hai guadagnato una splendida automobile. Uffa. Ehi, che c'è? È da un po' di tempo che sei un po' strana, tu. Di un po'. Non sarà mica il dottor Marco che ti mette in testa certe cose. Perché? Perché? Perché gli intellettuali sono tutti insoddisfatti
e vogliono che tutti siano insoddisfatti come loro. Marco è un intellettuale? Sì. E sai da cosa si capisce? Dal fatto che lui fa il mio stesso mestiere, però malvolentieri. Non ti è simpatico? No. E non mi piace neanche che sia così simpatico a te. Dai, Laila. Io vorrei tanto che tu diventassi la più famosa. Perché? Perché sei tu. Hai detto, vorrei che tu diventassi la più famosa, ma non hai detto la più brava. Michelangelo non intese di dare all'ammirazione del mondo un nuovo capolavoro, ma soltanto di esprimere per sé solo, attraverso le forme di un'arte più pura ed essenziale, l'empito di sentimenti mistici che agitavano il suo spirito. Com'è bello! Pensa che ha lavorato a questa statua fino a 4 giorni prima di morire. C'è poca gente qui. Tutti sulle autostrade o nei supermarket. Beh, però ci sono sempre più giovani. Sai che ho imparato più cose uscendo 5 volte con te che in 20 anni. Mi fai sentire un vecchio. Tua moglie è molto colta? Oh sì, moltissimo. Pensa che mi tiene il broncio se dico farei invece di facessi. E tu dici farei invece che facessi? Ma qualche volta, per evadere dal matrimonio. Sì. E anche spiritoso. No, no, pensa ai miei difetti. Non ne hai. Cercali, è un test di intelligenza. Non sono intelligente. È stata una buona giornata. Già. Siamo riusciti a stare un po' da soli. Senza Corrado né Aldo. Il folletto efficiente. Folletto efficiente. Già, il mondo della canzone è fatto per lui. Non è che ce l'ho con l'ambiente. Ce l'ho con me stesso. Sono io fortunato. E tu sei contenta? Sì, sì. Cantare quello che volevi. Sì, naturalmente. Ma tu non canti solamente, sai. Tu sei un prodotto. Ti vendono, fai vendere, sei comprata. Dischi, reclam, canzonette, automobili. Ma va, io canto e basta. Il resto lo fanno gli altri, d'accordo. Vorrei che tu capissi che si cerca di farti diventare un oggetto. Non lo devi permettere. Ma che cosa dovrei fare, scusa? Non capisco. Invece devi capire, e al più presto anche. E quando ho capito, dovrei smettere di cantare? No, non dico questo. E allora scusa, che differenza fa? Capire e lasciare tutto come prima. Senti, guarda, non badarci allora, eh? Un prodotto. Però intanto i miei stanno meglio. E io sto imparando un sacco di cose. Vivo meglio. Lo so. Prima o poi ti stancherai di me. No, no. Sono discorsi importanti. E noiosi. Ma no. Questo ambiente in fondo non piace poi molto neanche a me. Ma ho paura a tornare indietro. Ho paura di perdere quello che ho. Non mi passerà mai la paura. Questo ambiente mi dà tutto quello che voglio e allora mi sforzo di non vederne i difetti. È come sposare un uomo senza amarlo. Solo perché ci dà tutto quello che noi donne vogliamo. Non è bello, lo so, ma non si può odiarlo. Bisogna perlomeno restargli fedeli. Silenzio un attimo, vi prego. Signore e signori, ho l'onore di presentare nel mio locale per la prima volta la cantante che è sulla cresta dell'onda in questo momento, la favolosa Laila della Rai TV. You back where you belong. You're looking swell, darling. We can tell, darling. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. The room is swaying for the band is playing. One of your old fans.
È bastato che uno protestasse e anche quelli che applaudivano si sono messi a fischiare. Ha ragione Marco. Vorrebbero essere tutti al mio posto, perciò guai se sbaglio. Però, come sono capaci di sbranarmi oggi, domani saranno di nuovo pronti a portarmi in trionfo. L'importante è non arrendersi, andare avanti. C'è sempre tempo per tornare a essere una delle tante. Marina, rispondi tu? Pronto? Sì? No, non sono la signorina Laila, sono la segretaria. Volete premiare Laila come la cantante più promettente dell'anno? Come si chiama il premio? Premio Nuovi Talenti Musicali. Dovreste andarlo a ritirare domani sera. Dove? Dov'è, scusi, la premiazione? Uffa, come faccio? Scusi, non potremmo mandare un incaricato a ritirare il premio? Ah, dice che se non vai il premio lo danno a un'altra. Bisognerà che tu vada, sai. Ah. A che ora e dove? Va bene. Sì, sì, mettete pure il nome sul manifesto. In grande, mi raccomando. Ah, è così. Se non va uno, ne premiano un'altra. Fanno sempre così tutti, se no i cantanti non avrebbero mai. Ritirare un premio vuol dire perdere una serata. A me non mi va di andare. E così premiano una tua concorrente? No, conviene andare. Fotografie, magari qualche intervista, un cinegiornale. Cose che servono. A che ora partiamo, Marina? Bisognerà partire domani, nel primo pomeriggio. Uffa! Perché? Dovevi fare qualcosa? No, volevo vedere la TV dei ragazzi. Piaceva tanto anche a mia nonna. A mia nonna piaceva tutto. Era curiosa di tutto. Fino a un mese fa. Poi ha detto che si era stufata. Che aveva visto abbastanza e tornava a vivere in campagna. Io non capisco. Ah, neanche io lo capisco. Come si fa a vivere in campagna? No, io non capisco perché si sia stufata di vedere cose nuove. Ci si può stancare. Io non mi stancherò mai. Che bello! Guarda questo. Sì, sì, bello. Ecco, prova questo. Venga, signora. Buonanotte. Buonanotte. È proprio stanca, poveretta. Dopo quel viaggio e l'hanno fatta cantare tutta la sera. Lo so, d'altronde. Comunque, fotografo di Cinello, c'è un cinegiornale. E per domani questo è un premio per Laila il primo. Poi domani dobbiamo partire presto, al pomeriggio ci sono le prove in televisione. Laila è nervosa anche per questo. Mm. Chissà come se la caverà in TV. Benissimo, è tutto registrato, se sbaglio si rifà. Non deve neanche cantare, è tutto in playback. Che c'è? Dove vai? Vado in bagno. Ormai c'è in camera. Ah, che certi alberghi che il bagno in camera. Ma non sei mai stata in un albergo? Sì, ma non col bagno in camera. Ah, ecco. Ciao. Buonanotte. Ciao. Chi è? Sai, a me gli alberghi danno così angoscia. Ma dormi sempre vestita? E cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe una bella bottiglia di champagne. Eh sì,
Io scommetto che tu non hai mai passato una serata in albergo con una bella bottiglia di champagne. Eh? Sì, invece. Nell'ultimo fumetto che ho girato. Ma come fai? Sei impazzito! Telefoni dalla mia stanza, così tutti sanno che sei qui. Ma che, ti metti a fare la stupida proprio adesso? Ma guarda che al cameriere non importa nulla, sai, se c'è qualcuno con te. Non siamo mica al paesetto, no? Vattene! Sai fare di quelle figure? Andiamo, viviamo in un mondo libero finalmente. E poi tu sei una cantante, non sei una donna come le altre. Insomma, devi avere meno freni, meno ipocrisie. Ecco. Ascoltami bene, una volta per tutte. Non perdere tempo. Io non capisco perché tu te la prenda tanto. Non te l'ho detto, sono venuto qua a chiederti un attimo di compagnia. Gli alberghi mi danno angoscia. Dì un po'. E se fosse venuto il dottor Marco, che cosa avresti fatto? Lui non sarebbe venuto. Ah, sei proprio sicura? Tu lo odi perché lui è un vero giornalista e non un tirapiedi come te. Lui scrive storie d'amore per lo più inventate sulle femmine in vista. Scrive, è intelligente lui. È per questo che non sarebbe venuto qui, come te. Ma chi credevi di trovare? Una delle solite cretine alle quali sei abituato. Busso, entro e faccio i miei comodi. Ma per chi mi hai preso? Com'è che non mi hai ancora detto che puoi distruggermi? Ma come sei scemo? Vorrei vedere come sarebbe contento il dottor Ricci se adesso gli telefonassi e gli dicessi che se tu sei andato... Se credi di farmi paura ti sbagli, l'ingenuo, la perla. Ricorda, tra 6 mesi sarai più carogna di tutti noi. Ah, ti su. Telefona al dottor Ricci? Telefona, eh? Ho sonno. Buonanotte. Vattene. Fuori! Vigliacco. Buonanotte. Grazie, signore. Grazie. Chiedo scusa per ieri sera. Oh, senti. Secondo me è successo un terribile equivoco. Evidentemente la cosa ti è spiaciuta e adesso basta. Scusami e non parliamone più. Va bene, va bene. Siediti. Raccontami, che cosa dicono gli altri giornali dello show di Mina? Signore e signori, buonasera e benvenuti alla serata finale del disco per l'estate. E la mano del gigante su quel viso di creatura voglio prima la paura. Devo usare le maniere forti, dottore. Facendo così c'è il rischio che la bambina si terrorizzi. Allora è finita la pena. Non che va la bambina, accidenti. È una cretina, Glielo devo, grazie a voi tutto. Oggi cantare non basta più. Per sfondare bisogna essere un personaggio televisivo. Per forza viene troppo, è terrorizzato. Senti, fra 5 minuti deve essere sul palcoscenico.
sa come mi odia. E ha ragione. Sono una povera stupida. Capita a tutti. Alle altre, capita alle prove. Chissà che ne fanno i giornali. Ho un trucco per attirare l'attenzione, per commuovere la gente. Io le sento già le mie colleghe. Ma che se ne frega, lascia che dicano. L'importante è che tu canti. Questa è la migliore risposta e devi farlo subito. Non posso, non posso. In gigante la mattina ti han trovati addormentati a quel passo tracciati come figli del Signore. Non so cosa mi è successo. Mi gira la testa. Ho paura. Voglio andare a casa. Allora, ci siamo? Vai fuori, su, vai fuori. Laila, devi farlo per me. Ho garantito che fra 5 minuti te l'hai portato in palcoscenico. Se non vieni, forse a te non ti mandano via. Ma a me sì. Deve avermi fatto male qualcosa. Abbiamo mangiato troppo tardi. No, non ti lascerò, io lo so già, sarò vicino a te per l'eternità. E allora? Tocca a te, muoviti. Sta cantando la Zanicchi, se non ti muovi subito scoppierà una grana infernale, muoviti, muoviti! Posso più staccarmi da questo amore che ho per te. Sono cade dal suo ramo e aspetta qualcuno che la tenga con sé. Finirò sulla sabbia, finirò in un torrente. Non mi prendi con te, finirò con il tempo, ho portata dal vento, ho portata dal vento lontano, 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 lontano. Mi hai visto in televisione? Sì, è andata meno peggio di quanto credessi. Prima mi sono sentita poco bene, non volevo neanche cantare. Ma non so, d'improvviso mi ha preso una grande paura.
che ti ho pensato. Vorrei che tu fossi qui. No, devo rimanere fino a domani. Devo fare un servizio fotografico. Chiamami domani sera. O no, ti chiamo io al giornale, appena arrivo. Va bene, allora chiami tu. Buonanotte, Marco. Molto belli. È un regalo stupendo. Nessuno mi aveva mai regalato orecchini. È un regalo d'altri tempi, no? Senti, Laila, io ho pensato... Come sto? Sono meravigliosi. Sei molto bella. Mi ascolti? È il più bel compleanno della mia vita. Mi vuoi ascoltare? Era tanto che non ti innamoravi. Mi ero innamorato solo di mia moglie. Allora sei un uomo fedele. Sono fuori tempo, eh? Anche a te non piacciono i sentimentali. No, anzi. Ho pianto leggendo la storia. Imperdonabile, vero? Ma no. Marco, io ho paura. C'è qualcosa che non va? No, no. Perché? Neanche oggi ti vedo allegro. Questa è la sola cosa di te che non mi piace. Non sembri mai felice. Non facci caso. Sono abituato a tenermi dentro le cose. Tu pensi continuamente. Anche quando mi baci. Ma non è vero. Ti tormenti. Ma anch'io non posso essere la ragazza delle serate libere. Non ho mai detto questo. Mi dispiace. Non sono adatta per fare l'amica. Se accetto una situazione così, vorrei almeno vederti felice. A volte è più difficile fare l'amica che la moglie. Bel discorso da uomo. Non sono così in gamba io. Tu devi venire a vivere con me. Non si può. Ricordi l'altra notte? Parlavi della mia ambiguità. Hai detto beato te che concili sempre tutto. E adesso che io sono deciso sei tu che ti rifiuti. Te l'ho detto. Sono una ragazza qualunque. Non posso non rispettare le regole. Se ci tieni a questa cosa, non farne una cosa triste. Io devo mostrarmi felice con te, poi tu torni a casa da tua moglie e io resto sola, a tormentarmi. Ma io quando voglio bene a te, mia moglie... Ma non è questo. Con lei ci vivi. Me la immagino, mentre ti prepari i vestiti, mentre mangiate insieme, parlate. Lei che ti chiede cosa hai fatto, tu che le parli del tuo lavoro. Non è che parliamo poi molto. Lei è una donna moderna, la sua vita. Poi non mi comprende. Ho deciso di dirglielo, di noi due. Che stupidaggine. Sarebbe una cattiveria. Guai a te se fai una cosa del genere. Tu pensi solo a te. E cerchi sempre di coinvolgere tutti. È più onesto. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Davvero? E i tuoi figli? Oggi tu sei più importante di loro. Ma non bestemmiare. Scusa, se fosse davvero così importante, perché aspetteresti il mio sì? Perché non sei andato a stare da solo? Ma tu prima di lasciare qualcosa vuoi essere sicuro di ricevere. Sai sempre tutto, eh? Ascoltami, Marco. Io ti sposerei se si potesse. Vuoi farmi un favore? Non parliamone più. Hai visto come cambia colore? È davvero un regalo magnifico.